Bentornati anche oggi alla rubrica I consigli della bibliotecaria. Oggi ci addentreremo insieme nello scaffale thriller per parlare di un autore nordico molto molto amato che forse conoscerete come Jo Nesbø, ma mi sono informata e la pronuncia norvegese giusta è Jo Nesbø. Quindi comunque abbiamo capito di chi stiamo parlando, è un autore davvero molto amato, molto conosciuto, che però non voleva fare lo scrittore. Infatti dovete sapere che Jo Nesbø, come anche il fratello, inizialmente avevano intrapreso la carriera di calciatori ed erano arrivati anche a un buon livello, a giocare in modo professionale. Fino a che Jo Nesbø rompe i legamenti, quindi è costretto a rinunciare a questa carriera. Decide perciò di arruolarsi nell'esercito e si reca nell'estremo nord della Norvegia, dove rimane per 3 anni appunto arruolato nell'esercito. Quindi, insomma, un percorso che non è proprio il curriculum che uno si aspetterebbe da uno scrittore. Mentre è appunto arruolato, decide di riprendere gli studi e si mette a studiare finanza. Diventa così broker finanziario e cacciatore di teste, che tra l'altro è anche il titolo di un suo libro, intraprende un po' questa carriera. Tuttavia sente dentro una grandissima passione per la musica, quindi fonda una band rock. Però, essendo una persona abbastanza coi piedi per terra e avendo visto insomma che la vita può cambiare da un momento all'altro dopo che si è rotti i legamenti, decide di non rinunciare al suo lavoro istituzionale, diciamo. Quindi di giorno fa il broker e di notte va a suonare con la sua rock band in giro per i locali, fino a che la band ottiene un grande successo, scala le classifiche norvegesi e a questo punto che Jo Nesbø viene contattato da un editore che gli propone di scrivere una sorta di memoir della tournée della band. Quindi gli dà un anticipo, gli concede 6 mesi e Jo Nesbø parte per l'Australia appunto con il suo laptop per scrivere questo memoriale. Tuttavia, una volta giunto in Australia, non scrive assolutamente questo, ma si mette a scrivere il suo primo thriller, che è Il Pipistrello. In questo thriller compare un personaggio che poi farà la fortuna e sarà grandemente legato proprio a Jo Nesbø, che è Harry Hole, che è protagonista di ben 12 dei suoi romanzi. E Harry Hole nel Pipistrello si trova proprio in Australia, preda all'inizio del romanzo del jet lag. Quindi diciamo che lo scrittore e il personaggio un po' si vanno a sovrapporre. Vi leggo la trama del Pipistrello, che è questa. Una ragazza norvegese è stata assassinata a Sydney. Il detective Harry Hole, della squadra anticrimine di Oslo, viene mandato in Australia per collaborare con la polizia locale. Ma lui non è tipo da limitarsi a osservare il lavoro degli altri e presto scopre che l'omicidio della ragazza è l'ultimo anello di una lunga catena. Un quadro a tinte così forti che Harry vede proiettarsi sulle indagini l'ombra minacciosa di alcune figure della mitologia aborigena, in particolare quelle di Naradarn, il pipistrello che reca la morte nel mondo. Vi lascio sempre nel box in descrizione la collocazione dei libri cartacei, che comunque sono nel nostro scaffale thriller, sotto thriller Nesbø, e anche quella degli ebook che trovate su Mlol. Quindi a seconda del tipo di supporto che preferite, trovate comunque tutti i riferimenti. Vi lascio anche tutto l'elenco dei romanzi dove compare Harry Hole, che dicevo è un personaggio molto particolare, molto amato dai lettori e anche dallo stesso Nesbø, che compare in numerosi romanzi e è caratterizzato da un fortissimo acume, diciamo che è molto più intelligente e sveglio della media, ha anche frequentato dei corsi all'FBI e questa cosa appunto lo rende particolarmente ricettivo su alcuni punti, ma è anche un personaggio con grandi debolezze, è infatti un alcolizzato ed è dipendente anche dagli oppioidi alcune volte. Proprio l'alcol è il suo veleno, lui stesso lo dice, e ricorre spesse volte nel corso dei libri.
Ariel ha una madre morta di cancro, una sorella Dawn a cui è molto legato e un rapporto, ha una sola storia importante, con una donna molto intelligente di nome Raquel. Diciamo che è un personaggio comunque sfaccettato, tormentato e appunto capace di capire le cose con grande intelligenza. I romanzi di Nesbø si svolgono appunto in Norvegia, quindi a Oslo, nelle città limitrofe e quindi con panorami innevati e no molto nordici, ma hanno anche appunto a volte delle ambientazioni come questa del pipistrello che è in Australia, c'è un altro libro ambientato in Thailandia, dove tra l'altro Nesbø è andato di persona. Che danno appunto a tutta la saga una sorta di alone internazionale comunque. Vi parlo adesso di un libro che è Il Petit Rosso, che appunto ho deciso di esaminare perché ha una storia molto interessante. Infatti, il padre di Yunesbu ha raccontato questa storia al figlio per lungo tempo. Aveva in mente di scrivere questo libro ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, dove i norvegesi erano sia da una parte sia dall'altra rispetto ai nazisti, per spiegare, questa era la sua intenzione, come la storia, quella con la S maiuscola, venga sempre raccontata dai vincitori. E quindi diciamo che aveva questo grande sogno, una volta andato in pensione, di scrivere questo romanzo. Purtroppo, appunto, il padre di Yunesbø invece è venuto a mancare proprio appena cominciata l'età pensionistica ed è stato il figlio a raccogliere questa eredità di questa storia e a raccontarla. Ci ha inserito appunto il personaggio di Harry Hall e quindi è ambientato nel passato e nel presente. Yunesbø ha messo molto cuore in questo romanzo. Lui stesso ha ammesso che di essere stato molto nervoso prima dell'uscita del Petit Rosso, proprio perché secondo lui era la cosa migliore che avrebbe mai potuto scrivere. Quindi fondamentalmente sosteneva che se questo libro fosse andato male avrebbe dovuto trovare una nuova carriera, visto che comunque ne aveva già avute tante come calciatore, come militare, come professionista finanziario e poi come rocker. Avrebbe dovuto abbandonare la scrittura e trovare qualcos'altro perché non avrebbe mai potuto scrivere nulla di meglio. In realtà il Petit Rosso invece è andato molto bene, ha vinto il premio come miglior romanzo norvegese dell'anno in cui è uscito e in seguito i club del libro norvegesi e anche le emittenti radiofoniche l'hanno eletto addirittura miglior crime mai scritto da un norvegese. Quindi insomma diciamo che Yunesbø può essere contento di come è stato accolto il Petit Rosso e ha assolutamente onorato la promessa fatta al padre. Ma vi leggo la trama. Durante la Seconda Guerra Mondiale, un gruppo di giovani soldati norvegesi combatte a fianco dell'esercito tedesco alle porte di Leningrado. Sono gli uomini del fronte. La battaglia li unisce, ma alla fine della guerra uno strano omicidio e una diserzione sfaldano il gruppo. Quando molti anni dopo i monti intorno a Oslo restituiscono i bossoli di un Märklin, un fucile tedesco che grazie alla straordinaria precisione è lo strumento ideale per un killer professionista, Harry Hall intuisce che dietro quel ritrovamento si nasconde qualcosa di più grosso. E sulle tracce di quell'insolita arma si addentra in una palude di tradimenti e vendette da cui sarà difficile riemergere. Vi parlo poi di un altro romanzo, sempre della saga di Harry Hall, che si chiama L'Uomo di Neve. È sempre in thriller Nesbø, c'è sempre la versione ebook ed esiste anche un film, quindi ho scelto di parlarvene per questo, perché esiste anche la versione cinematografica dove Harry Hall è interpretato da Fassbender. Con la prima neve lui ucciderà ancora. Una notte dopo la prima neve dell'anno, il piccolo Jonas si sveglia e scopre che sua madre è sparita. La sciarpa rosa che lui le aveva regalato per Natale è avvolta attorno al collo del pupazzo di neve che inspiegabilmente quel giorno è apparso nel loro giardino. Ma quando anche una seconda donna scompare nei dintorni di Oslo, i peggiori presentimenti dell'ispettore Harry Hall sembrano prendere davvero corpo. È evidente che si trova a fronteggiare un serial killer per la prima volta in Norvegia. Vi parlo adesso dell'ultimo romanzo uscito dedicato appunto al personaggio di Harry Hall che si chiama Il Coltello. Harry Hall è di nuovo a terra, ha ricominciato a bere e da quando Raquel lo ha scacciato di casa abita in un buco a Sophie's Gate.
Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai sobrio abbastanza da curarsene. La maledetta domenica in cui si sveglia da una sbornia colossale non ha il minimo ricordo di cosa sia successo la notte precedente. Quel che è certo però è che ha le mani e i vestiti coperti di sangue. Forse si convince, è diventato davvero un mostro. Bisogna leggere il libro per saperne di più. L'ultimo romanzo invece uscito a nome di John Nesbo è, scusate, ma viene da dire John Nesbo, di Yunesbu, non è legato appunto alla saga di Harry Hole, ma è uno stand alone. Si chiama Il Fratello, lo trovate sempre in Thriller Nesb e vi leggo la trama. Sono anni che Roy gestisce una stazione di servizio in un paesino tra le montagne su al nord, facendo una vita tranquilla e ritirata. Carl, il fratello minore, se n'è andato da tempo in Minnesota dove è diventato imprenditore e da allora di lui non è arrivato che l'eco del suo successo. Ma ora che Carl è inaspettatamente tornato, il grandioso progetto di costruire un hotel e trasformare il paese in una località turistica, Roy si trova di nuovo a doverlo difendere dall'ostilità e dai sospetti degli altri. Come quando erano ragazzi, Roy cerca sempre di proteggere Carl, ma suo malgrado si ritrova risucchiato in un passato che sperava sepolto per sempre. Appunto, che dire, questi sono alcuni dei romanzi di Yunesbu, che comunque appunto ha grandissimo successo, ha venduto oltre 40 milioni di copie nel mondo, quindi insomma è davvero rinomato. Se non avete mai letto niente di suo, spero di avervi incuriosito con questa scelta di titoli e vi aspetto settimana prossima con consigli della bibliotecaria. A presto!